nostro Dio. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Con tutto l'animo, vedi? Tutta la forza. Quando noi dobbiamo fare qualcosa per il Signore, dice: accomodatevi, da il Signore ci dà un principio. Quando dobbiamo fare una cosa per Lui, qual è il principio? Dice una vecchia traduzione: con tutto il nostro maggior potere. Cioè, quando dobbiamo fare qualcosa per il Signore, lo dobbiamo fare con un interesse superiore al nostro interesse personale. Ecco, c'è una cosa che ti interessa personalmente? Sì. È una domanda pleonastica. Certo che c'è un interesse personale. E allora, quando fai una cosa per il Signore, noi la dobbiamo fare meglio che fosse nostra. Cioè, con tutto il nostro maggior potere. Dico, quando noi, se non impariamo questo, non abbiamo gli elementi del discepolato. Dico, vogliamo essere discepoli o vogliamo essere tipo andiamo alla messa, ecco. Stasera c'è la messa, quattro canti, due preghiere, predicazione e pace. Volete questo? O ti interessa capire e ricevere la vita? Cioè ricevere il succo vitale. Perché? No, il religioso, io non mi interessavano le cose di Dio, perché l'andamento religioso che io ho vissuto da piccolo, in quello che ho visto prima, non mi interessava, non mi aveva toccato nel rapporto con Dio, anzi, mi aveva allontanato. Oggi il Signore si è rivelato a me, credo anche a te. E se siamo qua, se state ascoltando, è perché il Signore si sta rivelando. Quindi c'è un rapporto di fede diverso, o no? C'è un rapporto di fede diverso. Ma noi vogliamo ricevere dal Signore, noi abbiamo bisogno del Signore. Senza il Signore non possiamo fare nulla, senza lo Spirito di Dio, fratelli, non possiamo fare nulla. Cioè, ovvero, possiamo fare tutto, ma tutto con la nostra sapienza, tutto con il nostro condimento, con la nostra visione. Ma possiamo fare le stesse cose con lo Spirito di Dio, con un'unzione diversa, capisci? Lode Gesù Cristo. Ma deve cambiare il nostro atteggiamento spirituale, fratelli. Qual è uno degli elementi? L'atteggiamento spirituale. Ne abbiamo parlato l'altra volta, un atteggiamento implicito, cioè assimilato. A me non mi devono, io per le cose di Dio, io ho più zelo delle cose mie. E ci sono anche anziani che sono così, anche che non sono anziani che sono così. Ci sono molte anime in mezzo a noi che vivono questo rapporto di fede. Alcuni non sanno di che cosa neanche parlo stasera. Dici, che dici? Ci sono anime che quando tu gli tocchi le cose della Chiesa,
Ci sono anni che tocchi le cose delle chiese. Il pastore, le cose vostre sono. Il pastore, anziani, non sappiamo niente. Lode Gesù Cristo. Ma vogliamo sapere cosa pensa il Signore? Tu pensi che il Signore è stolto, è muto, non vede? Tu che pensi? Che Dio vede o non vede? Vede, vede. Guardate, io ho aperto la Bibbia qua. Ve lo devo leggere. Non è per qualcuno, è per tutti noi. O voi tutte bestie dei campi. Venite a mangiare. Isaia 56, versetto 9. O voi tutte bestie della foresta. È il Signore che parla. Non certamente alle bestie, ma agli spiriti degli uomini che incarnano questo modello spirituale. I guardiani di Israele sono tutti ciechi. Guarda, il Signore è afflitto. Quando c'è l'afflizione da parte di Dio, quando questo ci fa capire cosa pensa il Signore. Quando noi non abbiamo zelo, quando noi non abbiamo interesse. Tu che pensi che il Signore pensa? È muto, non interviene, non mette mano. Dice, i guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti dei cani muti, incapaci di abbaiare. Sognano. Stanno sdraiati. Amano sonnecchiare. Lode Gesù Cristo. Sono cani ingordi. Sono dei pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla loro propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo. E vedi che il Signore non è questo è solo per il responsabile, è per tutti. Per tutti. Prima, più in alto sei. E più la valutazione è più dura, più la dose è più cara. Sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere satolli. Sono dei pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alle loro proprie vie. Ognuno mira al proprio interesse dal primo all'ultimo. Venite, dicono, io andrò a cercare del vino. E ci inebriamo di bevande forti. E il giorno di domani sarà come questo, anzi, sarà più grandiosa ancora. Guarda che tiro. Cioè, ti rendi conto? Proprio lo Spirito Santo. Dice, ma con questo lo Spirito Santo ta fotografia dello Spirito. Ti sta dicendo il Signore come ti vede. Come vede quando uno. Qui ci sono tutti i modelli spirituali, tutti, tutti. La scrittura contiene tutto. Lo Spirito Santo prende ciò che c'è e ce lo rivela e ce ne parla. E ci dice la posizione. Dicono, guarda che dicono certi, andiamo a bere cose forti. Tanto domani è come questo, anzi sarà migliore. Dice, te ne frega, tanto domani. Buttatinte. Bevimo. Dice il Signore. Guarda com'è. Secondo te, tu pensi che il Signore non vede queste posizioni? Può mai. Chi riveste questo spirito, chi incarna questo spirito, può mai ricevere da Dio qualcosa?
può mai avere un frutto positivo? Solo la grazia divina, l'amore di Dio. Il giusto muore e nessuno vi pone mente. Gli uomini pii sono tolti. Sono tolti via e nessuno considera che il giusto è tolto via per sottrarlo ai mali che vengono. Lode Gesù Cristo. Guarda quanto sapienza c'è. Egli entra nella pace. Quelli che hanno camminato per la diritta via riposano sui loro letti. Ma voi, avvicinatevi qua, o figliuoli dell'incantatrice, progenie dell'adulterio e della prostituta. Io la prima volta che il pastore mi mandò a predicare era a Lamezia e io non sapevo cosa fare. E dice: vai là che lo Spirito Santo ti condurrà, apri la Bibbia, leggi e parla. E da allora ho capito tutto. Quando mi ritrovai in mezzo a questo, c'era il pastore Van Ghent, che oggi è uno dei decani, dei pastori in Calabria, che lui era venuto perché gli avevano detto: vedi che qualcuno sta venendo dal Reggio, pensavano che noi gli volevamo prendere le anime a Lamezia. Io apro la Bibbia e mi esce dove parla sui cattivi pastori e gli leggo tutto il capitolo. E poi quando glielo racconto al pastore mi dice: ma non ti hanno lapidato? E poi quella sera, mi ricordo, ero a casa sua, Gilberto gli dice: Nina, abbiamo trovato chi un domani potrà calcare questa via. Lode Gesù Cristo. Ancora oggi è così. Egli entra nella pace, quelli che hanno camminato per la diritta via riposano sui loro letti. Ma voi avvicinatevi, figliuoli dell'incantatrice, progenie dell'adulterio e della prostituta. Cioè il Signore ci sta dicendo che noi siamo in debito non con la carne ma con lo spirito. Cioè noi abbiamo un debito, fratelli. Che cos'è un debito? Andiamo, chi ha fatto economia, diritto, sa che cos'è un debito. Tu sai che cos'è un debito? È un obbligo. È un'obbligazione in solido. Cioè, qua in Italia i debiti vengono trasferiti pure alla progenie, capite? Non si scappa con i debiti. Per dire che c'è un legame, ci deve essere un legame di debito, di obbligo, non verso la carne, ma verso... No, non lo dite, perché se no si affligge la carne. Non affliggere la carne, poi si incavola. Dice: come? Dice: la pastore finisce, che cane di roba. Non ti divertimo. La carne si affligge, ma noi siamo debitori allo spirito o alla carne? Dice: allo spirito. Cioè Gesù ha acquistato sulla croce tutto, ha pagato il prezzo affinché noi diventassimo obbligati allo spirito, perché lo spirito è vita, lo spirito è benedizione, è guarigione, è liberazione. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo debitori, cioè siamo... abbiamo un legame forte, più forte di quello di Equitalia. Dice: Equitalia non te la scrolli, per dire, no? Più forte, più forte. Cioè, il debito che noi abbiamo verso il Signore è
superiore a tutti i debiti, tutti gli obblighi. Alcuni invece, al contrario, fanno poca stima delle cose di Dio e delle cose umane ne fanno il loro progetto di vita. Ma il Signore dice che non è così. Per voi dice non deve essere così. Tu vuoi che la tua vita cambia? Tu vuoi che ci sia qualcosa di incredibile nella tua vita? Ed è possibile. Vuoi questo tu? Vuoi che le cose cambiano, sì o no? Vuoi vivere da figlio di Dio, da primogenito o da ultimogenito? Che vuoi fare? Cioè, tu che vuoi fare? Vuoi essere l'ultimo o il primo? Dopo che finisce il culto, non ci dimentichiamo, viviamo da primogeniti, restiamo debitori allo Spirito. Quando finisce il culto, già ora siamo tutti nello Spirito e poi ci mettiamo l'abito carnale. Dice: dov'è il mio abito carnale? Dov'è il mio Versace Armani? Dov'è? Lode Gesù Cristo. Alle spalle di chi vi divertite? Verso chi aprite larga la bocca e cacciate fuori la lingua? Non siete voi figli della ribellione, progenie della menzogna? Voi che infiammate fra i terebinti, sotto ogni albero verdeggiante, che scannate i figlioli nelle valli, sotto le grotte delle rocce? Lode Gesù Cristo. Signore, c'è un'afflizione nel Signore. L'afflizione del Signore, sai qual è? Quando qualcuno che è stato pagato col prezzo della vita, della sua vita, col sangue di Cristo, che è prezioso, uno lo calpesta. Quando viene meno, c'è cioè questo prezzo che è stato pagato. E allora il Signore entra nell'afflizione. Io pensavo che avevo un problema io da pastore. Ho detto: io, Signore, ma io ho un problema, mi affliggo quando vedo cose storte, le anime che ti calpestano, che fanno poca stima delle cose tue. Perché mi affliggo? Una volta non era così. Ora entro in un dolore, in un'afflizione. Signore, liberami. Poi leggo che lui è così, il Signore è così. Il Signore è così, si affligge quando vede che uno calpesta, quando uno che ha ricevuto la grazia ne fa poca stima, lo sai che il Signore si affligge. Io pensavo che era un problema mio, ho detto: ma forse io devo trovare qualcuno per essere liberato, perché troppo me la prendo. Vedo quelli che calpestano il patto con Dio, si dimenticano delle parole, si dimenticano degli impegni, calpestano le cose del Signore. Dico: Signore, ma sono io. E poi leggo e dico: ma tu sei così? È così il Signore? O pensate che il vostro pastore ha un problema? Pensate che è un problema, vado e mi trovo un psicologo. La tua parte è fra le pietre lisce del torrente. Quelle sono la sorte che ti è toccata. E quelle tu hai fatto libazione, hai presentato oblazione. Posso io tollerare in pace con queste cose? Cioè il Signore dice: ma posso io tollerare? Tu poni il letto sopra un monte alto, elevato, e qui pure sali ad offrire sacrificio. Hai messo il tuo memoriale dietro la porta degli stipiti, poiché lungi da me tu scopri il tuo letto, vi monti, l'allarghi, fermi il patto con loro, tu ami il loro letto, in esso ti scegli un posto. Cioè, tradisci.
sta parlando di coloro che nello spirito si prostituiscono, tradiscono, che non sono fedeli nello spirito. Quando, sapete che dice qua? Parla della prostituzione spirituale, quello che dove uno non è fedele, non riesce a essere fedele, a essere fermo. Parla di questo. E la paragona questo allo spirito, alla prostituta, anzi della prostituta il Signore ha molta più stima. Lo sapevi tu questo? Maria Maddalena era una di quelle che seguiva Gesù, che era vicina a Gesù, e la prima che vede Gesù risorto, lo sapevi tu? Maria Maddalena, prostituta, ex prostituta. Ma quelli spirituali sono peggio, li tratta peggio il Signore. Cioè proprio non ha stima. Lode Gesù Cristo. Non dobbiamo noi entrare nello spirito della fedeltà? Non dobbiamo essere fedeli come Egli è fedele? Non dobbiamo noi essere debitori a Lui per quello che Egli ha fatto e fa tutti i giorni per noi? Cioè, ma senti questo debito, questo legame? Oppure pensi che tutto si consuma qua, in questa terra, in questo tempo? Perché se lo pensi hai ragione, anzi ti dico che vieni a fare, stai sprecando il tuo tempo, è meglio che ti consumi fuori e ti diverti. Dice, che il diavolo questo vuole, che uno si consuma la sua vita in questo tempo. E alcuni che cadono sotto questo spirito se la consumano velocemente, brevemente, la loro vita è breve. Alleluia. Tu vai dal re dell'olio e gli rechi dei profumi in quantità. Mandi lontano il tuo ambasciatore e ti abbassi fino al soggiorno dei morti. Per il tuo lungo cammino ti stanchi, ma non dici, è inutile. Tu trovi ancora del vigore nelle tue mani, nella tua mano, e perciò non ti senti esausta. Chi dunque paventi? Di chi hai paura per rinnegarmi così? Per non più ricordarti di me, per non dartene più pensiero. Non me ne sono io rimasto in silenzio da grande tempo, per questo tu non mi temi più. Sta parlando all'anima nostra il Signore. Cioè, è un colloquio con l'anima. Io proclamerò la tua rettitudine e le tue opere, che non ti gioveranno nulla. Quando tu griderai, venga a salvarti la folla dei tuoi idoli. Il vento li porterà via tutti, un soffio li torrà via, ma chi si rifugia in me possederà il paese ed erediterà il mio monte santo. E si dirà, acconciate, acconciate, preparate la via, togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Poiché così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che ha nome il Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito ed umile di spirito. È il Signore che sta parlando. Sta dicendo con chi è? Per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti, poiché io non voglio contendere in perpetuo, né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non vengano meno dinanzi a me. Vedi com'è il Signore? È pietoso, misericordioso. Non vuole restare in contesa, sempre. È pronto a perdonarci.
Magari noi umanamente, carnalmente, in alcune situazioni ci saremmo comportati in maniera diversa. Ma per lo spirito noi dobbiamo fare l'opera di Dio. Cioè il Signore mi sta dicendo, tu devi essere un mio servo, devi salvare, devi liberare, gli devi spiegare le cose, capite? Io mi ricordo, no? Io faccio una mia testimonianza. Umanamente io portavo un odio. Quando portavo l'odio, io c'erano, mi ricordo, eravamo ragazzi con i miei amici, tutti i giorni. Per un anno e mezzo a un mio intimo amico non gli ho parlato, anzi gli voltavo la faccia, glielo facevo apposta. Lo guardavo e mi giravo dall'altro lato, per un anno e mezzo. Quando lui andava a parlarmi, mi giravo. Era un professionista. Mi veniva facile. L'odio è nella natura dell'uomo, la vendetta. Ma solo il Signore. Dico, solo il Signore ha un cuore diverso e può convertire i cuori. E lui non vuole questo. Cioè io lo dico non per vantarmi, perché mi pento, mi sono pentito e via con la natura carnale, non la voglio, non mi interessa. Voglio fare vivere Gesù attraverso di me, il cuore di Cristo, lo spirito di Cristo. Voglio amare, voglio perdonare. Quei perdoni che non ho dato prima li voglio dare ora. Ma non sapevo perdonare, fratelli. Tu sapevi perdonare? Vedi? Non sapevo avere misericordia, pietà, pietà, misericordia. Per me era una cosa dei deboli. Lode Gesù Cristo. Che vuole il Signore da noi? Che si manifesta Cristo attraverso di noi, il cuore di Cristo, la pietà, la misericordia, la sapienza di Dio. Pietà e misericordia, mista a timore, non è che con questo noi andremo sempre mandati. Vedete, il timore ci riporta nel mandato. Anche altri anziani e altre anime ci siamo sempre rapportati col mandato, perché noi sapevamo che col mandato eravamo protetti, perché non eravamo a fare l'opera nostra, ma l'opera di colui che ci manda. E colui che ci manda è il Signore e si serve sempre delle sue autorità. E quando siamo mandati c'è la sua benedizione e protezione, c'è la sua unzione, c'è la sua potenza. Dice, nulla vi nuocerà, calpesterete serpenti e scorpioni, è tutta la potenza del nemico, e nulla vi nuocerà. Quindi siamo cresciuti così, pane e mandato. Se non c'era il mandato, non c'era manco mezzo passo. Vi ricordate? Vi ricordate? Anna, ti ricordi? E chi si muoveva senza un mandato? Se il pastore non mi mandava per me. Lode Gesù Cristo. Non è che eravamo fissati, è scritto qua. E siamo qua apposta. Siamo viventi, siamo nel posto dove Dio vuole perché abbiamo saputo ubbidire, abbiamo saputo stare al nostro posto. Lode Gesù Cristo. Ma tu vuoi che il Signore sia dalla tua parte? Vuoi che in qualsiasi evento Egli sia con te, ti difenda, ti guarisca, ti libera? Riconoscilo e muoviti sotto il suo ordine, sotto la sua benedizione. Abbi timore di Dio. Abbiate timore di Dio. Gloria a Gesù Cristo, perché Dio c'è e vede. Noi abbiamo visto qua il Signore ha un cuore, e ha un cuore pure che si affligge,
Sai che si affligge il Signore? È un cuore che si rallegra, un cuore che ha gioia. Egli gioisce quando noi lo serviamo, quando noi compiamo cose grandiose nel suo nome. Gioisce, gioisce con noi. E il suo spirito dice che giubila dentro di noi. Quando noi facciamo le cose che a lui piacciono, noi lo sentiamo e siamo approvati nello spirito. A me non mi deve venire qualcuno dal cielo ad approvarmi. Io sento il suo spirito che dentro di me giubila. O no? Pure tu. Cioè, se io mi devo mettere a tutti, dice, mi sei bravo. Ma tu quando fai le cose buone, lo senti lo spirito che giubila dentro di te, diciamo, compiuto un'opera bellissima, meravigliosa. Lode Gesù Cristo. Vedi com'è il cuore del Signore? Dice, non voglio contendere in perpetuo con te. Se dovevo camminare per la carne, contenderei tutta la vita. Certe situazioni sarebbero mai cambiate, mai. Ma il Signore dice, io non voglio contendere. Ti voglio salvare, ti voglio amare, ti voglio perdonare e sono pronto ad abbracciarti se tu ti penti. Guarda che dice il Signore: se noi ci pentiamo, egli è là che ci aspetta, sta aspettando il nostro pentimento. Vedi che fa il Signore? Tu pensi, è duro, sì, è duro, ma un cuore che appena tu gli dici, Signore, ho sbagliato, mi pento, lui subito ti accoglie. Lode Gesù Cristo. Subito. Subito. Sei pronto a pentirti di tutti i tuoi peccati al Signore? Sei pronto? Sì o no? E pentiti, pentiti, pentiti. Pentiti. No, dice pentiti. Acquista un cuore savio, cioè sapiente. Pentiti. Lode Gesù Cristo. E Dio rinnoverà il tuo cuore. Sai come lo rinnova? Lo rigenera. Quando andiamo a Lui, gli diciamo, Signore, mi pento. Signore, mi pento, ma sono perfetto. Non sbaglio mai. Mio fratello, mia sorella, quelli sono. Vedi, quelli non sono come me. Vi ricordate la parabola? Dice, vedi, io non sono come quello. Stavo pregando e il Signore dice, io non sono come quel pubblicano che pecca, poi viene qua. Dice, ma e il Signore approva colui che pecca e si pente e non approva chi invece giudica. Il Signore in quel frangente mostra che approva colui che pecca e si pente e non approva colui che dice di essere perfetto e non si pente di nulla, o no? Giusto? Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo andare a Lui questa sera. Noi siamo davanti alla sua presenza. Vogliamo chiedere il perdono dei peccati? Signore, noi siamo alla tua presenza, Padre, e ti vogliamo chiedere, alziamoci in piedi. Signore, ti vogliamo chiedere, Signore, perdona ogni nostro peccato. Gloria a Gesù Cristo. Perdonaci, Padre, per ogni peccato che abbiamo compiuto. Verso di te, verso i fratelli, verso gli uomini. Signore, noi lo confessiamo. Confessiamo di aver sbagliato. Signore, perdonaci se puoi nel nome di Gesù Cristo ogni peccato e purificaci da ogni iniquità.
E ti vogliamo chiedere, rinnova dentro di noi il tuo cuore, rinnova dentro di me il tuo cuore, il tuo spirito, rinnova le promesse dentro di noi, ricrea il tuo cuore, ricrea il tuo spirito, darci la forza nel fare l'opera tua. Questa sera riempici con il tuo spirito, Padre, riempi ognuno di noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo, riempici nel nome di Gesù Cristo. Con il tuo spirito, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Un'altra preghiera. Voglio pregare per tutte quelle anime che da tempo non vediamo. Signore, noi ti presentiamo tutte queste anime, Signore, che da tempo, Signore, non vengono. Alla Santa Radunanza, benedicili, Padre, liberali da ogni spirito, liberali da ogni oppressione, da ogni legame, da ogni malattia spirituale, fisica e animica, Padre, nel nome di Gesù Cristo, e riportali in mezzo a noi, nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti voglio pregare, Signore, io prego che ognuno di noi possa fare l'opera del Salvatore. Lode Gesù Cristo. Se vi viene in mente, se il Signore vi mette nel cuore le anime che erano vicine a voi, che non vedete da tempo, chiamatele, invitatele a tornare in chiesa, a frequentare i culti, perché il Signore li vuole benedire, li vuole liberare da ogni potere, da ogni oppressione. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, partecipe all'opera del Salvatore. Sii partecipe, quindi prenditi questo impegno. Non essere come questi che erano cani muti, senza intelligenza, ciechi, incapaci di abbaiare, sognando, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi. Non fare come questi. Fai l'opera di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo fare l'opera sua, vogliamo servire il Signore con zelo, con amore. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Gesù sta tornando. Siamo negli ultimi tempi. Il Signore sta per tornare ed Egli sta preparando il suo popolo, le anime sue. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Chi sente può pregare. Se senti puoi ringraziare il Signore. Gesù è qua. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.